Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Finalmente mi è arrivata la Planners Anonymous e andiamo subito ad aprirla. Se non mi ricordo male, perché non mi ricordo mai, perdo il conto dei mesi, questa qui dovrebbe essere quella di agosto. Non so neanche se c'è scritto sulla scatola, sinceramente, ma non lo so. Lo scoprirò poi quando andrò a mettere il video che avrò scritto quella passata e quindi mi ricorderò il mese. Beh, comunque, apriamola. Ok. Allora, facciamo una rapida occhiata, poi tolgo tutto perché sennò con la scatola non ci sto. Non so, ok. Partiamo dalle carte. Questo è il tema è celebrate, quindi festeggiamenti. Allora, la prima, o meglio le prime due perché sono sempre in coppia, è questa con tutti i festoni, coriandoli, eccetera. E dietro è questo bellissimo lilla viola, violetto, e sono due. Poi abbiamo questa qua con i cupcake, molto molto belli, tutti colorati sul toni del rosa, viola, c'è anche un po' di arancione e bianco, e dietro è questo rosino, sono due appunto. Poi ci sono queste due che hanno questa specie di tavolo con su dei regali, una torta, sempre i cupcake, bicchieri di vino, bibite, e dietro è questo arancione. Poi abbiamo il vellum. Che è il tavolo appunto che abbiamo visto prima, questa è quella semitrasparente, e poi abbiamo l'acetato che è quella con i coriandoli. Vi accecherò, comunque si vede, molto molto carina. E queste erano le carte. Ok, adesso andiamo a aprire il nostro pacchettino solito. Allora, già vedo la penna che è qualcosa di bellissimo. Vediamo se riesco a mettere a fuoco. I cristallini sono arancio, gialli, arancio forse, rossi e viola. Poi c'è il pezzo iniziale che è arancione e poi c'è il corpo che è viola, ma è veramente super colorata, bellissima. Poi abbiamo gli washi tape, che qua adesso sempre un casino per aprirli. Io che ho anche tagliato le unghie, quindi ok, ce l'ho fatta con il primo, forse sembrava ce l'avessi fatta, ma ok, ce l'ho fatta. Il primo è questo sottilissimo che parte dal viola e ha queste sfumature che arrivano fino all'arancione giallo e poi ricomincia, bellissimo, molto semplice. Poi abbiamo quello misura standard, diciamo, c'è il simbolo per l'apertura facilitata, ma è anche difficile trovarlo.
Poi se non si apre. Ok, ce l'ho fatta. Senza spaccarmi un dito. Ecco, questo invece è con i coriandoli con scritto Celebrate in oro, con tutti questi coriandoli, anche Yay. E anche ha delle stelline dorate. Molto carino anche questo. E quello più grande. È il nostro tavolo da festa con palloncini, bibite, sempre i nostri coriandoli che sono dorati, la torta con il cupcake, questi tutti i dettagli da festa, appunto, molto bello anche questo qui. Questi erano gli washi tape. Poi andiamo in ordine, qua abbiamo le card. Si può sempre utilizzare questo di sfondo con i cupcake. Queste sono le card. Stavolta scritte in, non è proprio corsivo, però molto più fine delle altre volte. Poi abbiamo la nostra carta di presentazione del kit. Questa è la nostra protagonista. Almeno io la chiamo sempre così. Qua ci mette le cose che sono incluse nel kit. Qua c'è il sito che non si vede. Comunque giù nell'info box vi lascio tutte le informazioni. E anche il codice sconto sulla vostra prima box. Poi questo credo sia l'oggetto bonus ed è questo taccuino con un bel po' di fogli che è specie una lista, magari per le cose che dovete preparare per la festa, appunto, comunque gli invitati, quello che volete, molto molto carino e utile soprattutto. Poi passiamo agli stickers. Se riesco, ok. Abbiamo questo qua. Molto molto belli, sono i colori anche bellissimi. Questi qui, guardate che belli palloncini. Poi questi che sono funzionali. E vediamo un piccolo spoiler del prossimo kit Woodland Wonders. Credo di averlo pronunciato bene. Ho visto qualcosa su Instagram, qualche spoiler, e questo qui è veramente stupendo. Non vedo l'ora che arrivi perché veramente. Poi passiamo ai clear stamp, bellissimi. Questa qua c'è anche una bella torta. Palloncini, scritte varie, congratulation, urrà, la nostra protagonista, una bella bottiglia di spumante, sempre belli i clear stamp di questo kit. E poi abbiamo i die cut, wow, sono enormi alcuni, c'è questa bellissima carta. Celebrate ogni giorno, festeggiate ogni giorno con questo cupcake con la candelina e abbiamo questa bella torta, poi il cocktail, una bottiglia di vino, cupcake con cuoricino, regali. Poi abbiamo altro cocktail. Un palloncino a stellina, due cupcake, un cappellino, poi abbiamo due palloncini,
un altro cupcake e un altro cappellino. Poi abbiamo la scritta Hurra, almeno credo sia voglia dire quello. Abbiamo una stella filante, il cestino del ghiaccio con la nostra bottiglia di vino, un regalino, una targhetta con scritto per te. Poi abbiamo questo che è, non mi viene adesso come si chiami, ma in teoria c'è dentro un piccolo regalo e voi per aprirlo dovete rompere questo tubo. Adesso non mi viene il nome, però spero di essermi spiegata. Poi abbiamo questo die-cut gigante con i palloncini e il peso sotto. Veramente bello. E anche la nostra protagonista che stavolta è gigante rispetto alle altre volte, praticamente è grande come i palloncini. E praticamente con tutti questi colori molto caldi, a parte il viola forse che non è un colore molto caldo, e bellissimi anche questi. Vi ho fatto vedere tutto, direi. Sì, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace se è così. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!